Bene amici di AndroidBlog.it, oggi vedremo cosa contiene la confezione, dunque faremo l'unboxing di questo smartphone. Se non avete mai visto la scatola, probabilmente è qualcosa di normale dal momento che è importato direttamente dalla Cina e stiamo parlando proprio di Oppo Find 7A. Scopriamo insieme cosa contiene la confezione. Eccola quindi la confezione qui sotto nel dettaglio di Oppo Find 7A, lo smartphone quasi top di gamma di casa Oppo che proviene quindi direttamente dalla Cina. Andiamo ad aprire insieme la confezione per vedere cosa contiene. Innanzitutto abbiamo qui lo smartphone che vedete qui in sovraimpressione. Abbiamo poi nel resto della confezione un caricatore che come vedete non è USB, ma ci presenta il cavo direttamente collegato all'alimentatore che come design ricorda molto quello presente all'interno dei MacBook. Ovviamente diciamo il connettore è di tipo micro USB non 3.0, quindi una, diciamo, tra virgolette, pecca in questo periodo in cui si stanno diffondendo gli ingressi 3.0. Qui abbiamo i vari, diciamo, gommini per gli auricolari in-ear che troviamo ovviamente anche in confezione, che abbiamo visto essere di buona fattura sia per quanto riguarda la qualità dell'audio che per quanto riguarda la qualità di costruzione. Abbiamo anche qui il cavo USB, micro USB per collegarlo al computer, quindi non anche per la ricarica. E in questa piccola confezione abbiamo anche i soliti manualetti che ci, diciamo, illustrano un po' quello che è il funzionamento, il primo avvio dello smartphone. Mettiamo da parte la confezione e vi mostriamo un po' lo smartphone in quelle che sono le sue diciamo, caratteristiche principali. Innanzitutto, parlando di dimensioni, ha delle dimensioni pari a 152 x 75 x 9,2 mm di spessore, il tutto in un peso di 170 grammi, che a dir la verità nell'utilizzo quotidiano sono notevoli, quindi si sente il peso di questo smartphone. Parlando invece di caratteristiche tecniche, abbiamo uno Snapdragon 801 con frequenze pari a 2,3 GHz per 4 core, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibile tramite micro SD che troviamo nella parte posteriore di questo smartphone. Come vedete, la batteria è ovviamente removibile. Qui abbiamo la SIM in formato micro, mentre qui abbiamo la possibilità di inserire una micro SD per espandere la memoria interna. Nella parte posteriore vedete una fotocamera da 13 megapixel con doppio flash LED. L'altoparlante è collocato qui nella parte bassa. Nella parte frontale, adesso abbiamo attivato il display. Nella parte frontale abbiamo una fotocamera da 5 megapixel, i sensori per la luminosità e per le gesture, diciamo, la capsula auricolare. Qui nella parte bassa abbiamo i tre tasti touch che non sono retroilluminati, o meglio, sono davvero poco retroilluminati e quindi è davvero difficile riuscire a vederli. Qui in basso vedete il LED di notifica che si accende ovviamente nel momento in cui riceviamo delle notifiche oppure se lo smartphone è scarico o in carica. Sul lato sinistro abbiamo un pulsante di accensione e spegnimento, ovviamente oltre che la funzione di blocco. Sul lato sinistro abbiamo il bilanciere del volume. Sulla parte inferiore abbiamo il connettore micro USB per ricarica e connessione al computer, ovviamente qui il microfono, mentre nella parte superiore abbiamo il jack da 3,5 mm per le cuffie. Insomma, uno smartphone tutto interessante, uno smartphone da scoprire che analizzeremo insieme in tutte le sue sfaccettature durante la nostra recensione nei prossimi giorni. Quindi continuate a seguirci e per Android Blog, Nicola De Cillis.